Bene, eccoci insieme anche oggi. Ringrazio particolarmente il nostro ospite Alessandro Benassi, che è il direttore della sede ARPAV provinciale di Padova. ARPAV, lo ricordiamo, è l'Agenzia Regionale Protezione Ambiente del Veneto. Buongiorno. Lo ringrazio perché, devo dire, non è facile se non per chi ha evidentemente molto rispetto anche per l'informazione in momenti così concitati, essere disponibili ad affrontare un problema che è assolutamente importante, ma che secondo me in questo momento di prima emergenza magari viene sottovalutato, vale a dire le conseguenze ambientali dell'alluvione. È ovvio che la prima fase è quella dell'aiuto, del liberare le strade dal fango e dalle acque, ma poi ci sono delle conseguenze che si protraggono del tempo e che vedono proprio l'ARPAV impegnata in prima fila. Non è il caso di fare alcun allarmismo, ma con molta serietà di sapere che cosa ci aspetterà, insomma, nel prossimo futuro e soprattutto qual è il lavoro che voi dovrete fare. Come vedete, Alessandro Benassi si è correttamente messo in divisa, nel senso che ha indossato la pettorina dell'ARPAV, ma la cosa paradossale in questo momento in cui si passa nella comunicazione dall'aver sottovalutato la dimensione di quanto è accaduto nel Veneto, adesso ad esagerazioni di senso opposto, e quando lui prima fuori onda mi diceva tra il serio e il faceto, me la metto perché così mi credono di più. Ormai nella società della comunicazione siamo arrivati anche a questo, una pettorina fa talvolta la differenza. Detto questo, resta evidentemente la professionalità del nostro ospite e dei suoi collaboratori. Allora, senza appunto generare inutili allarmismi, però la domanda da porsi è ovvia. Auspicando che tutto fosse stato fatto, da parte dei responsabili con i crismi del caso, quindi i rifiuti tossici nocivi fossero stoccati nella maniera adeguata, i bidoni inquinanti altrettanto, le discariche sono rimaste al sicuro dalle esondazioni. C'è però, detto tutto questo, c'è però comunque il rischio di un microinquinamento, che è quello che deriva, ad esempio, non so, dalle taniche di benzina che un'azienda agricola poteva avere nel proprio deposito per far andare il trattore di casa. Io mi pongo il problema dei distributori di benzina. E chissà quante altre cose di questo genere ci possono essere. Allora, quali sono i pericoli e come intervenite? Allora, innanzitutto ARPA, come si sa, agisce in modo diffuso con le previsioni del tempo e questo sta andando avanti. Attualmente Beh, sono vostre anche sono nostre, certo. quelle. Ho diretto Teolo per 5 anni, quindi fino al 2006. E quelle sono cose che ci permettono di non prevedere totalmente, ma intanto di avere un preallarme. Purtroppo questo evento è stato eccezionale e in prima linea ci sono ovviamente i vigili del fuoco e anche la protezione civile. E questi sono i casi immediati. I primi giorni non bisogna Ricordiamo anche tanti ingolfare volontari. e tantissimi volontari della protezione civile e non solo, che Allora, hanno se ne sta andando da aiutato, fare. certamente. In questa fase qua è molto importante non intasare né le comunicazioni né tantomeno l'operatività. Chiedo scusa, ricordiamo anche la Croce Rossa, E anche la Croce Rossa, che tutta ha la parte attivato sanitaria e i centri di quant'altro. rifugio, insomma. Noi siamo andati subito a visionare i centri critici per l'ambiente, cioè le discariche e le aziende che vengono chiamate aziende a rischio rilevante. In tutti i casi, e parlo in modo molto specifico, discarica di Roncaiette, discarica Sesa, impianto Sesa, è una ditta, Che è Saletto quella, no? esatto, fa Salento Este. C'è sempre stata presenza di acqua, ma tutto il percolato, cioè tutte le sostanze tossiche, sono state sempre risparmiate dall'acqua. E noi ogni ora davamo sempre informazione alla prefettura. Qua mi lasci fare un piccolo inciso. È molto importante che ci sia un solo organo che dà le informazioni, che appunto raccolga tutte le informazioni dalla periferia e dia una sola versione, perché altrimenti, come insegna il gioco di tutti i bimbi, si parte con un'informazione e si arriva ad un'altra Il informazione. telefono senza fili. Esattamente. Quindi, in questa prima fase, noi siamo stati in seconda linea e abbiamo mirato solo su questa che è stata la nostra competenza. Invece, credo che da ora in poi, E lì tutto messo in sicurezza. e lì siamo tutti a posto. Ma quella notizia che erano spariti dei bidoni? Assolutamente no. I bidoni di percolato sono sopraelevati e sono stati visionati dal primo minuto. Questo è che sia chiarissimo questa cosa qua. Ecco, adesso incominciano le piccole cose, cioè tutte quelle cose di piccole ditte o anche di siti civili dove ci sono, diciamo, piccole cisterne, situazioni che possono perdere e quindi noi dobbiamo appunto agire in modo capillare. Non è roba molto pericolosa, ma saranno molto numerose. Quindi il nostro intervento sarà molto capillare.
e anche su parti nostre sempre di ARPA sono la messa a norma, la verifica, scusate, di messa a norma degli impianti elettrici, di tutto ciò che è stato rovinato dall'acqua. Queste parti qua arriveranno moltissime richieste e noi cercheremo, con le difficoltà della nostra dotazione organica, di dare il più possibile una certa risposta e anche tempestiva. Ecco, dicendo che sul piccolo inquinamento siamo tutti un po', tra virgolette, criminali, nel senso che poi sappiamo che alcune cose è bene non farle, però magari, voglio dire, l'olio della frittura lo versiamo nel lavandino, cosa non va che tanto bene. Non si deve fare, però insomma credo che nessuno possa alzare la mano e dire non l'ho mai fatto, me lo auguro, ma certo. Ecco, era per dire, voi come potete sapere e quindi controllare le fonti inquinanti che potevano esserci? Ecco, allora noi siamo una provincia molto virtuosa dal punto di vista dei nostri rifiuti. A parte il comune di Padova, che è un po' sottomedia, ma lo si capisce per la complessità, abbiamo una raccolta differenziata che molte volte in molti comuni supera il 70%. Quindi già abbiamo alcune discariche, alcune al nord di Padova, Campo d'Arsago, altre al sud di Padova, Sant'Urbano e appunto Sesa, più un impianto di incenerimento appena messo a norma e anche reso appunto molto performante, che ci permettono di distribuire e di non avere nessun tipo di problema per lo smaltimento del rifiuto in tempo ordinario. Ovviamente adesso la situazione è straordinaria, avremo tanti rifiuti ma di tipo civile. Ecco, qui sarà molto importante che le ditte autorizzate per conto dei comuni smaltiscono in modo appropriato. Fin da ora diamo la nostra disponibilità a verificare che questo smaltimento venga fatto bene. Io ero più malizioso. Volevo dire, le cisterne dei distributori di benzina, non so perché, ma questa certo. Cosa mi colpì, dovrebbero essere evidentemente sigillate, insomma. Certamente. Ecco, ma se uno non l'avesse avuta a norma, voi potete controllare, come fate a sapere se prima dell'alluvione c'erano, dico a caso, 150 litri di combustibili, adesso ce ne sono 30 e quindi quella differenza si è persa? Allora, il fatto è che sia il gasolio che la benzina galleggiano sopra l'acqua, quindi quando c'è un fenomeno di fuoriuscita, che può capitare soprattutto per quelle che sono delle cisterne abbandonate, che non sono state pulite, quindi si riempiono d'acqua, il livello supera la base strada, il gasolio o la benzina escono. Quindi questo si vede subito, i vigili del fuoco di solito o anche i volontari ce lo comunicano, noi andiamo a verificare con analisi quella che è la situazione. Ovviamente se la situazione è molto concentrata si possono anche recuperare, altrimenti bisogna solo seguire che non vadano in zone, diciamo, molto pericolose. Solo che ciò che si è perso ormai si è perso. Quello che si è perso si è perso. L'importanza anche adesso è che stiamo facendo moltissime analisi sulle acque potabili. L'ULS va a fare i vari prelievi, per fortuna abbiamo una rete d'acquedotto che ha fatto sì che non ci siano molti pozzi locali, ma l'acqua arriva da monte. Ecco, però si è intensificata l'attività di laboratorio per vedere che quest'acqua sia sempre potabile. Quindi giorno per giorno abbiamo più di 100 analisi da fare. Questo per il contingente, l'immediato. Potrebbero esserci nel medio, lungo periodo problemi sulle falde? Allora, noi nella zona nostra padovana le falde sono di tipo protetto, perché sono falde quelle che vengono usate per scopo potabile, per i pochi pozzi rimasti privati, perché tutta la rete acquedottistica ormai è molto capillare, sono falde che possiamo dire protette, perché il terreno è molto protetto. È più preoccupante il caso invece della zona dell'Alto Vicentino, che ricordiamo essere il grande bacino di acqua potabile, è uno dei più grandi di tutta Europa. Non di tutta Italia o di tutto il Veneto, di tutta Europa. Su quello so perfettamente che i nostri colleghi, insieme alla rete, a coloro che gestiscono gli acquedotti, stanno lavorando in modo incredibile e fino ad oggi non c'è nessuna rilevanza di tipo preoccupante. Quindi l'acqua che si sta bevendo è ipercontrollata. C'è un consiglio da dare a quanti in questi giorni sono impegnati a riportare alla normalità situazioni di emergenza? Dico, scopare magari il fango fuori, certo. Prima di farlo badate che non ci sia qualche sostanza inquinante. Innanzitutto siamo
cioè, ritengo un popolo molto disciplinato, quindi fatto qualche piccola cosa, come dicevamo prima, l'olio buttato, eccetera, ma in queste fasi qua ho visto sia disperazione, ma anche molta determinazione e anche molta diciamo, professionalità. Quindi sicuramente quando c'è qualcosa di strano, accatastarlo, metterlo in zona diciamo, sicura e dopo chiedere eventualmente l'intervento dell'esperto. Ovviamente quando tutto è normale, cioè sono cose di casa, eccetera, si fa sempre uno smaltimento controllato senza grossi problemi, insomma. Ecco, può essere, possono essere causa di inquinamento gli elettrodomestici andati sott'acqua? Sì, quelli, come sappiamo già adesso, se io dovessi anche in tempo normale cambiare un elettrodomestico, esso è un vero rifiuto. Tant'è vero che c'è la norma che dice che chi vende un elettrodomestico deve per legge, senza oneri per chi acquista, appunto ritirarlo e mandarlo allo smaltimento controllato, dove vengono recuperati moltissimi pezzi. Purtroppo in questo caso qui avremo molti elettrodomestici che erano nuovi ma ora sono, ahimè, inutilizzabili. Quindi dovranno essere mandati ai centri RAE, si dicono RAE, che servono appunto per questo recupero. Quindi non abbandonateli, non buttateli nei canali. Certamente. Ecco, mi raccomando. Grazie ad Alessandro Benassi, che ricordo essere il direttore del centro ARPAV della provincia di Padova. Concludo ricordandovi, quando vedete le pettorine gialle, e di sicuro si vedono, certo, rivolgetevi con fiducia, perché sono, lo fanno apposta, hanno messo la pettorina apposta. Sicuramente, grazie. Sono persone di grande professionalità. Grazie. Alla prossima.